Benvenuti a Pianeta Verde, oggi siamo nel Piacentino, in Val d'Arda, Vernasca, e ci accoglie questo vento autunnale che scuote le fronde degli alberi che sono ormai carichi dei colori dell'autunno. Siamo qui per raccontarvi la storia di un'azienda davvero molto interessante, i Campi di Borla, azienda agricola biologica. Ovviamente parleremo di cereali, di frutta, di verdura e di tanto tanto altro. Vado subito dalla Donatella, che è un po' l'anima insieme al marito di questa bellissima realtà tutta da scoprire, quindi restate con noi. Donatella, ciao, è un piacere. Ciao Barbara, ben arrivata. Grazie davvero e complimenti perché il posto sembra incantato. Grazie. Bellissimo. Grazie. Piccolo paradiso. Confermo. Pezzettino. Bene. Lei è Donatella, appunto, ve ne parlavo poco fa, è l'anima di questa realtà insieme a Gino. E vogliamo però scoprire, vogliamo sapere da te come da Milano siete arrivati qui. Tu sei arrivata qui. Hai deciso di ritornare alla terra. Sì, sì, io ho lavorato a Milano per tantissimi anni, lavoravo nella scuola dell'infanzia e negli ultimi anni sentivo che questo mondo virtuale prendeva un po' troppo piede e ci stavamo un po' troppo allontanando da un principio di realtà, dal mondo reale. E quindi questo desiderio di avere un posto dove poter far vedere, non poter concretamente, no? Toccare con mano la natura, toccare con mano le trasformazioni, eccetera. Poi forse anche un po' nel DNA ce l'avevo, perché il mio papà da piccolo era un mungitore e la mia mamma una mondina, quindi questa voglia di tornare vicino alla terra è così, è riemersa insomma dopo tanti anni. E come ti dicevo, la mia passione, un po' così, la mia ricerca anche è sempre stata nell'alimentazione. Ci tengo tantissimo da piccola, insomma così, ho sempre avuto un po' di curiosità e con la scuola, insegnando a scuola, si è accentuato molto questo aspetto qua. Ho collaborato a Milano per dei progetti dove io faccio un po' l'animatrice teatrale, quindi ho fatto un personaggio che si chiama Mago Contadina e andavo nelle scuole, raccontavo storie e poi seminavamo, preparavamo l'orto. Ecco, questa è la parte che più, diciamo, mi piace, ecco, e quindi nel 2002 ho trovato questo posto. Ho trovato questo posto e mi ha affascinato subito, insomma, e quindi mi sono attivata perché diventasse fattoria didattica soprattutto. Principalmente siamo partiti con la fattoria didattica nel 2004 per poter accogliere le scuole, i ragazzi, poi volevamo fare anche le vacanze rurali, quindi permettere ai bambini di restare qui anche una settimana, e quindi abbiamo aperto l'agriturismo, così si può far da mangiare con loro, eccetera, eccetera. Ecco, questa è un po'
come dire, l'inizio della storia. Ho vissuto qui proprio tanto, per 2 anni con i miei figli, poi loro sono cresciuti, sono ritornati a Milano, però questo posto devo dire che a loro ce l'hanno nel cuore e si sta pensando che Gaia, mia figlia, probabilmente prenderà l'attività. Stiamo lavorandoci su questo, su questa strada. Quindi sì. Una tradizione questa che sicuramente non si perderà. Da qui ovviamente la scelta di un'azienda agricola per il sostentamento della famiglia. Vi siete concentrati anche su dei prodotti, delle colture particolari, non casuali, per esempio come cereali antichi e poi anche recuperando ortaggi, ma anche frutta antica. Esatto, sì. Abbiamo la nostra produzione principalmente è il grano. Abbiamo scelto di coltivare il grano Senatore Cappelli perché è un grano appunto antico, che è particolare, ha delle ariste bellissime, lunghe, marroni, quindi non facilmente attaccabile, ha un glutine diverso dagli altri glutini e poi abbiamo scoperto che questa posizione, questa altezza che è 450 metri più o meno, è esposta tutto a sud, lui si trova bene. Nasce bene e quindi abbiamo continuato a sceglierlo e a rimanere con questa coltivazione. Chiaramente poi non riusciamo a trasformarlo, abbiamo scelto chiaramente di abbiamo cercato il mulino particolare, infatti andiamo a Prato Barbiere, il mulino Sala, che ha ancora delle macine antiche francesi che pare che scaldino meno durante la macinazione e poi da lì la farina la portiamo a Ponte Nure, dove c'è un piccolo pastificio, la GTC, dove ancora trafilazione a bronzo e essiccazione lenta. Quindi abbiamo cercato, visto che è un grano particolare, di anche durante la lavorazione di mantenere questa particolarità, insomma, ecco questa. E perché la scelta di certificarvi biologici? Perché sicuramente, già come ci hai anticipato, l'alimentazione per te è importantissima, e quindi non può prescindere da un'attenzione particolare nella produzione, per esempio, del grano. E quindi la chimica immagino sia bandita a prescindere, seguendo la tua filosofia, perché è proprio la decisione di diventare biologici certificati. Ma perché, io ho sempre creduto nel biologico, è sempre stato un pensiero per me importante, sia per la terra che per la persona. E per cui nel 2002, quando siamo entrati, abbiamo dovuto aspettare 2 anni per poter avere la certificazione. Ci siamo certificati quindi nel 2004, e ci siamo certificati CEA, e da allora siamo sempre rimasti con loro fedeli, insomma, perché, e anche perché appunto ci siamo accorti di come è importante non usare assolutamente la chimica, perché comunque la chimica poi in qualche modo poi entra dentro di te, cioè persino quando io parlo della farina, dell'importanza a volte di trovare una farina integrale, perché le altre farine possono avere dei residui sul chicco quando si usano delle sostanze chimiche. Anche l'orto non usiamo assolutamente niente, stiamo facendo anche degli esperimenti perché c'è una terra particolare, molto argillosa, non piove quasi mai, per cui adesso stiamo sperimentando di usare la pacciamatura altissima, 20 cm tra paglia, fieno, e ci siamo accorti quest'anno che abbiamo dei risultati buoni. Lo stesso il frutteto, abbiamo scelto dei frutti antichi, così non si devono, degli alberi, così non si devono assolutamente trattare. Chiaro, hai della frutta un po' diversa, no? Non hai la mela, quella di Biancaneve, perfetta, ma sicuramente il sapore è molto più buono. Pensa che noi abbiamo nell'orto addirittura adesso ancora dei cuori di bue enormi, che a ottobre è proprio una cosa rara, insomma. Ma la natura ha scelto così, giusto? Non è stata sforzata? No, non è stata sforzata, bravissima, sì. Allora Donatella, io adesso vado a conoscere Gino, che ci sta aspettando nei campi, perché entriamo proprio nel vivo, vogliamo capire come voi appunto producete il vostro buonissimo grano, Senatore Perfetto. Cappelli. A dopo. Grazie, a dopo. Thank you.
Ciao Gino. Buongiorno, ciao. Allora, là dietro c'è il campo dove sta crescendo il vostro grano. Dove è nato, si può dire che è appena nato. Ecco, io ho portato appunto degli esempi, giusto per cercare di capire quali sono le sue caratteristiche, ma prima ti vorrei chiedere il vostro modo di fare agricoltura biologica, il vostro modo di coltivare questo cereale così prezioso. Beh, direi che intanto è proprio lui a dirci come essere coltivato. Nei primi anni abbiamo provato, poi abbiamo avuto qualche problemino di allettamenti, parziali allettamenti, quindi abbiamo capito e nel frattempo tra l'altro abbiamo conosciuto questo agronomo che si chiama Giuseppe Oglio. Lui addirittura pratica ben oltre il biologico, fa l'agricoltura selvatica e lui ci consigliava appunto di non concimare assolutamente il senatore Cappelli, di non conciare il seme, di non fare proprio nulla, ma di accontentarsi di quella che è una produzione un po' minore. E cioè praticamente la strategia è quella di seminare in modo più rado, circa massimo 350 chicchi al metro quadro, non di più, in modo che lui non abbia la stimolo a diventare più alto, proprio per la competizione delle spighe, e cerca invece di stare tranquillo. Abbiamo visto che abbiamo un terreno basico, un terreno abbastanza povero e quindi ideale, perché lui arriva dal Nord Africa come origine e quindi è abituato a condizioni molto estreme e quindi qua diciamo tenderebbe a essere piuttosto vigoroso e quindi a quel punto crea grossi problemi di allettamento, che vuol dire poi funghi, carbone, eccetera eccetera. E quindi la strategia è proprio quella di lasciarlo tranquillo, di lasciare che abbia lo spazio. Purtroppo bisogna accontentarsi di una minore produttività, però poi la qualità è ottima. Abbiamo visto che con quella densità di semina otteniamo un risultato buono, non abbiamo mai più avuto problemi di allettamento e quindi nessun problema poi di funghi, di muffe o cose del genere, e quindi abbiamo trovato un buon equilibrio e un buon risultato, insomma, quindi. L'agricoltura biologica, le rotazioni sono fondamentali, lo sono anche per voi ovviamente. Beh, per forza. Sì, diciamo che dopo 2 anni di coltura dobbiamo comunque fare una rotazione obbligatoria, un anno, almeno un anno di un qualche cosa di legumino, una leguminosa, diciamo, e poi valutiamo, insomma, possiamo mettere a seconda e cinghiali permettendo, abbiamo messo, di solito mettiamo pisello proteico, abbiamo tentato anche del pisello per alimentazione umana. E girasole, insomma, sostanzialmente. Poi ovviamente anche come leguminose qualche volta usiamo anche il trifoglio o l'erba medica, a seconda un po' di quello che è l'andamento diciamo dell'arricchimento del terreno, perché se appunto non dobbiamo neanche arricchirlo troppo, perché altrimenti abbiamo questi problemi, quindi cerchiamo di bilanciare un po', di farci un po' un naso, guardiamo anche dalla vegetazione dell'anno prima quanto è vigoroso, quanto sostanza organica c'è, in modo da non spingerla troppo e ottenere questo risultato che direi è eccellente in questi anni. Quest'estate è stata un po' particolare, un po' arida, un po', sì, un po' secca. Come si è comportato il vostro grano? Ma direi piuttosto bene, a parte un campo, quello laggiù, che è un pochino stentato, nel senso che ha patito un po' la siccità, però il resto, proprio perché abbiamo lavorato bene con la rotazione, direi che il risultato è stato discreto, sì, nell'insieme. Ovviamente possiamo ammirarlo solo così, il vostro grano, perché è già questa stato stagione, direi di sì. Siamo ovviamente ormai verso la fine di ottobre, anche inusuale trovarlo cresciuto in campo. Come lo riconosciamo appunto? Che beh, intanto è varietà la, capelli. Le riste molto nera, molto lunghe e nera, è proprio particolare. Stando proprio in questi giorni ho incontrato un agronomo francese che dice proprio che queste riste così nere sono proprio antipatiche ai cinghiali, quindi noi qui siamo purtroppo infestati e quindi funziona bene, nel senso che non ce lo distruggono, ecco. Abbiamo avuto problemi con i cinghiali, diciamo più che altro legato ad una sorgente che c'è di là, perché loro andavano a rotolarsi nel fango e poi si rotolavano nel grano e quindi se lo sdraiavano tutto. Invece, diciamo, a parte questo problema, per il resto invece funziona bene. È l'unica coltura che davvero riusciamo a cogliere
nonostante i cinghiali, insomma, mentre sulle altre cose abbiamo problemi, qua ce la facciamo proprio grazie a queste riste qua. Donatella, abbiamo visto la filiera in campo, adesso vediamo un altro tipo di filiera, quindi proprio quella della trasformazione. Come già ci hai raccontato, non lo fate direttamente in azienda perché non avete un mulino, ma però avete ricreato per l'attività didattica quello che avviene. Quindi la spiga è stata raccolta e cosa avviene? La spiga è stata raccolta proprio in campo, perché d'estate, quando i bambini vengono, i campi di grano sono, ci sono, sono pieni di spighe, possono spogliarla, spogliandola si accorgono che il chicco di grano ha un piccolo vestito, un travestimento che si chiama pula. Da qui poi con i chicchi di grano andiamo in questa magica macchina del tempo, perché è proprio antica, dove possono pulire il grano, perché chiaramente ci sono delle magari dei semi di papavero, degli altri semi di altri erbe che ci sono nel campo. Da lì passiamo al mulino. Abbiamo un piccolo mulino dove i bambini possono vedere come il chicco di grano entra nella macina a pietra e diventa farina. Questo, devo dire, affascina molto i ragazzi. Li affascina perché ultimamente i ragazzi non conoscono i passaggi, i processi, non sanno da dove arriva il cibo, come arriva il nostro piatto. Anche nell'orto, per esempio, quando andiamo nell'orto e prendiamo il pomodoro, lo apriamo
e scopriamo che hai semi, scopriamo che se facciamo seccare questi semi possono servire l'anno prossimo per avere una piantina. Oppure quando andiamo in cucina e prepariamo, non so, le patate, mi è successo proprio quest'estate, stavamo sbucciando le patate e io ho chiesto: ah, ma ragazzi, ma come si coltivano le patate? E tutti hanno cominciato a dire: con un seme. E certo, dico, il seme, dove sarà questo seme? Uno apre la patata, la taglia e dice: il mio non ce l'ha. L'altro, anche lui la taglia e dice: neanche il mio ce l'ha. E allora dico: allora cosa succede? Come mai? Finché ci abbiamo ragionato sopra, appunto, con questo metodo maietico, e uno ha cominciato a dire: forse si pianta una patata? Ecco che ci siamo arrivati. E allora, e questo è un bellissimo, bellissima scoperta per loro, perché poi ho notato molti ragazzi, molti bambini che rifiutano certi cibi, ma se tu li porti a raccoglierlo, a sentirne il profumo, a cucinarlo, a trasformarlo, io dico sempre: non bisogna mangiare con gli occhi, ma bisogna mangiare con le papille gustative, perché gli occhi ingannano, mentre la papilla gustativa no. E allora osano, sperimentano e ci provano. Vorrei chiederti, ma quali sono le componenti del grano? Beh, il grano ha praticamente il suo chicco, cioè il germe di grano, che è l'embrione, la parte, diciamo, la parte del cuore del chicco, è quello che poi fa nascere la pianta, che è ricca di sali minerali, di vitamine, eccetera. Poi c'è la crusca, che è la parte più esterna, ed è importantissimo mangiare un pane di farina integrale, perché si dice proprio integrale perché conserva tutte le sue proprietà dentro, proprio di tutto il chicco, mentre le farine più raffinate togli, cominci a togliere la crusca, cominci a togliere il seme di grano, e chiaramente sono meno nutritive meno bene, ecco, diciamo. E ma perché questo particolare tipo di grano non contiene glutine? No, contiene glutine, ma un glutine diverso. Tant'è vero che ho alcuni clienti che sono leggermente intolleranti, ma con questo tipo di grano riescono a mangiare la pasta, riescono a tollerarlo di più, perché è un glutine diverso, ha una componente di glutine, lo ha sempre, ma non così forte, non così probabilmente non così forte come gli altri grani, che hanno molto, essendo stati modificati un po', li hanno arricchiti di tanto glutine. Sì. Quindi è questa la forza dei grani antichi? È questa la forza dei grani antichi, esatto, è proprio questa, sì. Io adesso mi separo un attimo da voi, perché vado a parlare con un altro volto noto ai più cari telespettatori della nostra trasmissione. Sto parlando di Simonetta di Erbucchio, che è una vostra cara amica, perché qui si è creata proprio una filiera, sì, una rete. Voi portate, sì, i vostri ortaggi, la vostra, sì, frutta proprio da lei per trasformare, e in cambio lei ha, sì, i vostri prodotti, preziosissimi grani, le vostre, sì, la vostra pasta. Sì. Sì. E con lei, che è un biologo, approfondiamo ancora meglio il concetto di agricoltura biologica, e perché è importante che questa sia poi il futuro dell'agricoltura. A dopo. Grazie. Lo ripetiamo sempre quanto sia importante un'agricoltura sostenibile, un'agricoltura che bandisca la chimica dalla propria filosofia. E siamo con Simonetta Covini, che è una biologa. Chi meglio di lei quindi può spiegarci perché l'obiettivo della natura, dell'agricoltura, la strada che l'agricoltura dovrà
per forza di cose intraprendere è quella appunto dell'essere il più naturale possibile. Simonetta, è proprio così, non abbiamo scelta. Sì, anzi veramente dovremmo andare in un'agricoltura un po' più estrema in cui si avvicina al modello naturale, che è quello perfetto, perché ci sarà anche senza di noi quando la non ci saremo non più. Mai. Esatto, quindi dovremmo cercare di imparare dalla natura e di avvicinarci il più possibile ad essa, anche se effettivamente non puoi riprodurre il modello naturale in tutto e per tutto, però la direzione è quella. Il problema è che adesso l'agricoltura va in due direzioni, la microagricoltura che tende al naturale e la macroagricoltura che tende alla, come si dice, alla chimica di precisione, ma per risparmiare, non c'è un altro motivo, non per un motivo ambientale, perché le macchine moderne riescono a dare meno prodotti per fortuna, però il concetto è completamente diverso. Il concetto è la natura ha dei disagi, quindi possono essere insetti, malattie, funghi o cose di questo tipo, e io li curo, quindi è un approccio simile alla medicina tradizionale, mi ammalo, mi curo, no? Ho la febbre, prendo l'antibiotico, in realtà no. Invece il modello naturale è la natura si autoregola, quindi io la metto nelle condizioni di autoregolarsi. Se non ho terreno nudo riesco a mantenere l'umidità, non ho bisogno di dare irrigazioni potenti, che adesso sono veramente un problema. Se faccio poche lavorazioni, la natura si autoregola, produce sostanze che servono a difenderla, che poi va a vedere alla fine si traducono in una maggiore presenza di antiossidanti, di flavonoidi, che quindi sono a nostro beneficio anche alimentare, no? Però è difficile farlo capire, perché questo prevede uno studio, prevede una cultura, prevede un'attenzione che vedo che anche molti agricoltori giovani ancora non hanno. Però la direzione è per forza quella, altrimenti non si riprodurrà più nulla. Secondo me ci vorrà ancora un po' tanto. Però vabbè, qualcuno si sta avvicinando, molti giovani la capiscono, molti ci arrivano dopo un percorso, diciamo, interiore, quindi non così perché non sanno cosa fare. L'avvicinamento a questo tipo di agricoltura è faticoso, è costoso, impiega tanto tempo, tante risorse, anche magari a volte rubate alla famiglia, e quindi chi ci arriva in modo consapevole. Speriamo che man mano questi giovani consapevoli soppiantino poi quelli che invece lo fanno così per... Anche perché adesso c'è meno reddito, quest'anno c'è stata un'impennata bestiale di prodotti fitosanitari, concimi, anche delle sementi, e quindi il legame con la grande distribuzione, con i commercianti e con i produttori di sostanze che vengono impiegati in agricoltura è diventato più fragile, no? Perché tu non puoi spendere tre volte tanto e guadagnare sempre lo stesso. Quindi forse qualche agricoltore si avvicinerà di più a una coltivazione naturale per motivi economici, che va bene, basta che ci si avvicinino, poi pian piano le cose arriveranno. Insomma, io sono molto ottimista. Vabbè, vediamo. Perché è importante bandire la chimica dall'agricoltura, da quello che poi dopo ci dà il nostro nutrimento? Ma perché l'approccio è diverso, è proprio una questione di approccio, non è una questione di curo con la chimica. Non devo curare, la natura si arrangia da sola, devo metterla in condizione però. Prevenzione quindi? Sì, allora. Prevenzione, ci sono anche sostanze naturali che si possono usare, ma noi non usiamo proprio nulla, nel senso, vabbè, un po' di zappatura manuale, ma l'obiettivo è di non zappare più, di avere consociazioni naturali, consociazioni create come nell'agricoltura sinergica e anche consociazioni naturali che vengono spontaneamente. Cioè, se questa dieta che io non ho seminato è nata lì da sola, c'è un motivo, è perché quello era il suo migliore habitat e c'era un seme vagante che è nato da solo, non l'ho seminata, non c'era bisogno. L'idea è di quella, di avvicinarsi, di fare il meno lavoro possibile con maggiore resa, perché è vero che magari il mio orto produce X e l'orto con la chimica produce Y, che è due volte X, però io non ho speso niente, quindi è proprio una questione di costi-benefici e piano piano ci si arriverà per motivi economici, ma ci si arriverà. Vedrai che sì, ci sarà un avvicinamento. Naturalmente questo comporta un conoscere tutte le piante. Molti agricoltori non conoscono le piante che coltivano, è una cosa assurda, non sanno qual è il loro ciclo biologico, non sanno quali sono i parassiti, conoscono solo quello che devono sterminare, no? Perché lo vedono, la foglia diventa gialla, che cos'è, arriva il tecnico, è sempre un'agricoltura di recupero, no? La pianta si ammala, allora gli do questa cosa. E invece no, la pianta si arrangia da sola, produrrà meno, ma
tu non hai fatto niente. In più alcune sostanze rimangono come residuali per tantissimo tempo, cioè basta pensare al DDT che è stato dato negli anni 60 e c'è ancora nel terreno, ci sono piante in Sud America, cacao, che ha ancora residui di DDT e viene coltivato adesso, sono passati 60 anni, per cui voglio dire, tutta roba che noi mangiamo, poi uno si lamenta se ci sono gli aumenti di tumori, il diabete giovanile, le acque inquinate, ci sta, non c'è nessun problema, siamo noi che lo facciamo, e sono tutte cose che nel piccolo non fanno niente, come i microelementi in natura, sembra che non facciano niente, invece sono più importanti dei macroelementi, quindi noi stiamo ingerendo roba che adesso, dice, non mi dà nessun fastidio, no? Anche se mangio del glifosato residuale, in realtà poi sviluppo patologie dovute a questi microelementi che si accumulano, come mangiare del piombo in piccole quantità tutti i giorni, no? Quindi anche il consumatore deve prendere consapevolezza di quello che si mette poi nel piatto, di come è stato prodotto. È stato prodotto, che non è soltanto vedere residuo zero, perché comunque rimane un pochettino, ma i consumatori sono più avanti degli agricoltori, sono molto, almeno poi alcuni, i nostri sono molto istruiti e molto curiosi, quindi vanno, conoscono, si informano. Il problema è poi distinguere, come in tutte le cose, la bufalona, la cosa gonfiata, cioè ci vuole un fondo scientifico, perché altrimenti tu non riesci, consumatore generico, diciamo, a valutare se quello che ti stanno dicendo è vero oppure è una cosa pubblicitaria che ti stanno mettendo lì per far vendere il prodotto, no? Quindi mangiare, essere consapevoli di quello che mettiamo nel nostro piatto, di come è stato prodotto anche con passione, con amore da tantissimi agricoltori, anche magari i piccoli agricoltori che sicuramente non hanno come unico obiettivo i grandissimi guadagni, il grandissimo reddito, perché non sarebbe comunque nella loro portata, insomma ci fa quello per sopravvivenza, perché altrimenti si va in un altro discorso di grandi marchi che forse tutta questa attenzione verso l'ambiente ce l'hanno solo per... business. È un po' di facciata, sì. E comunque anche questo discorso del grande reddito e dell'industria sta venendo un po' meno, scricchiola un po', perché poi non si può continuare a rincarare sul produttore finale, perché poi a un certo punto il giocattolo si rompe, no? Quindi ci sarà poi un ritorno al piccolo, che è obbligatorio, non c'è molta soluzione. Voi qui nel Piacentino state facendo una bellissima rete tra piccoli coltivatori, piccoli agricoltori, vi aiutate un sacco, come ci raccontava poi Donatella, tu oltre ad essere biologa hai anche un'azienda agricola e con una certificazione davvero molto interessante e metti a disposizione il tuo laboratorio, i tuoi macchinari appunto per trasformare, magari qualcun altro mette a disposizione altro, cioè insomma si fa veramente rete, ci si aiuta. Sì, c'è la possibilità di fare rete tra fattorie, ma abbiamo provato anni fa noi soliti che collaboriamo, ma è molto complicata ed è macchinosa come tutte le cose in Italia, quindi banalmente noi facciamo rete tra amici e colleghi che ci conosciamo, sappiamo ognuno come lavora l'altro e ci aiutiamo, chi può, io metto a disposizione il laboratorio, Donatella ci dà il grano per fare la farina, altri hanno essiccatoi che vengono utilizzati dagli altri, no? Perché ovviamente uno non può avere tutti i macchinari, no? Perciò ognuno con le sue competenze e poi si chiede, anche lì io del grano so poco, mi informo da miei colleghi che fanno grano, no? Per cui molto bello. Sicuramente, io ti ringrazio davvero Simonetta, torneremo anche da te per vedere come si è sviluppata la tua azienda, intanto ti lascio tornare al tuo lavoro e io torno da Donatella, grazie. Va bene, ancora. Ciao. Siamo con Gaia, che è la figlia di Donatella, sarà con lei che insieme al suo fidanzato porterà avanti questa bellissima realtà. Ci troviamo
nel frutteto, questo frutteto così particolare, perché è nato da un'idea molto interessante, vero Gaia? Sì, è vero. Allora, questo frutteto nasce da un progetto che si chiama Ritorno alla Terra. E l'abbiamo ideato insieme a mia mamma e insieme a un gruppo di ragazzi che avevano voglia di stare nella terra e quindi abbiamo cercato delle piante antiche per piantarle in questo territorio e riscoprirle in modo tale anche che si potessero usare meno diserbanti, meno chimica, anche se il regime biologico ovviamente questa è bandita, però minori trattamenti possibili, esatto. E quindi abbiamo costruito questo frutteto che è molto particolare perché non ci piaceva l'idea dei filari e abbiamo ideato un tondo in cui abbiamo creato con gli alberi dei raggi e quindi al centro del frutteto e tutto intorno ci sono gli alberi a raggi, è come un sole. E qui cosa cresce? Qui crescono pere cotogne, mele cotogne, abbiamo albicocchi, pesche, pere, le ho già dette, e cos'altro? Ah, abbiamo i melograni, abbiamo qua dietro di noi i cachi. E voi poi li trasformate? Esatto, trasformiamo la frutta in composte principalmente e una nostra specialità è la cioccopera con le pere e il cioccolato, poi con le pere cotogne vengono molto buone pere zenzero, pere peperoncino e poi tutto il resto della frutta. A me parlando di tutte queste prelibatezze mi sta venendo fame, so che la tua mamma è già pronta in cucina per prepararci qualcosa con la vostra pasta, ma nel frattempo io torno da Gino che ha avuto un grande ruolo nella realizzazione di questo frutteto, così come poi dell'orto, perché lui in realtà è un falegname, adesso vedremo che cosa realizza, perché non si butta via niente, se qualcosa è rotto viene riparato, altrimenti si ricicla. Gino, siamo un po' all'interno di quello che è il tuo regno originale oltre i campi, giusto? La certo. Tua falegnameria, perché tu nasci come falegname e questa è diventata anche una falegnameria didattica. Sì, questa è diciamo la versione trasmettere quello che è stato la mia passione. Diciamo che ho scoperto questa cosa quasi per caso durante il terremoto in Friuli, perché come militare ero stato inviato a soccorrere i terremotati e sono finito tra le altre cose in un campo scuola dove c'erano appunto bambini e dove ho iniziato a fare delle cose per i bambini con il mio coltellino, con attrezzi di fortuna che avevo lì e questo mi ha fatto scoprire l'importanza di trasmettere, di appassionare i bambini a questo tipo di cose e quindi ho cominciato lì a fare un orto, a fare attrezzi di fortuna per i bambini anche e abbiamo cominciato a fabbricare, in quel caso i bambini hanno ricostruito il loro paese che era stato distrutto dal terremoto, hanno diciamo costruito anche diciamo, il contesto del momento, cioè gli scavatori che demolivano le case, insomma queste cose qua. E da lì è nata l'idea, dopodiché sono tornato
diciamo al mio paese, a Villeneuve d'Aosta, e lì ho iniziato, dopo un po' di anni, diciamo, di attività professionale, anche di produzione di mobili, arredamenti, insomma, eccetera, su misura, serramenti, scale, ringhiera, insomma, un po' di tutto. E poi, ecco, a un certo punto ho sentito l'esigenza di trasmettere questa cosa, trasmettere ai bambini. Mi sono posto il problema anche, non solo tanto dal punto di vista della passione di per sé, ma anche l'idea mia era: ma quale altro mondo vogliamo andare a costruire? E quindi con quali strumenti? Che cosa, qual è il presupposto culturale per costruire un altro mondo? E il presupposto per me è proprio saper fare, sapersi rapportare al territorio, non perdere quelle preziosissime competenze che milioni, migliaia di artigiani hanno, un saper fare che è spettacolare e che rischia di andare perduto. Tu hai realizzato davvero tantissime, tantissime cose, ne vediamo sparse un po' per la vostra azienda, anche degli strumenti per... In questi tempi va benissimo, visto quanto è schizzato il costo del gas, per cucinare in modo assolutamente naturale, utilizzando per esempio l'energia del sole, certo. Oppure il sole come strumento per essiccare, hai creato proprio anche un essiccatoio, insomma ti cimenti e soprattutto non butti via nulla. Assolutamente sì, anzi un'altra delle mie passioni è proprio il recupero. Su in Valle d'Aosta ho ancora attivo questo magazzino del recupero, dove ci sono rottami di tutti i tipi, ma anche cose più tecniche, motori, motoriduttori, apparecchiature strane, insomma, che ho recuperato, reperito, i vari recuperi industriali, rottamai, discariche, insomma, ovunque, soprattutto anche artigiani, ultimamente soprattutto, che purtroppo chiudono e quindi svendono la loro attrezzatura, perché ormai non riescono più a trovare dei giovani che continuano, e io cerco anche di recuperare qualcosa di quell'attrezzatura, qualcosa di particolare, di prezioso, di forse unico. Ho visto cose veramente geniali realizzate da personaggi molto, anche molto, molto modesti magari, ma cose veramente notevoli, non so, il tipo che non so, salda con la matita, per dire, i fili sottili, o cose, personaggi che magari smontavano le cose per capire come erano fatte, e poi con questi oggetti, con questi pezzi, diciamo, di macchine o di attrezzatura, fabbricavano qualcos'altro. E questa è una magia quasi, è una, come dire, è un saper fare che forse ha reso famoso anche l'Italia, cioè famosa nel senso che il mettere insieme la manualità degli agricoltori degli anni, diciamo, dopoguerra, e la competenza, diciamo così, dell'industria, cioè gli agricoltori che sono andati a lavorare nell'industria hanno acquisito una certa competenza tecnologica e hanno messo insieme queste due capacità, e è venuta fuori una generazione di artigiani strepitosa. Grazie davvero per la competenza e la passione che metti anche in questo. Io adesso torno da Donatella per vedere innanzitutto che cosa ci ha preparato e poi per i saluti finali. Grazie. Prego. Thank you.
Donatella, ti ho lasciata solo per qualche minuto, guarda qua cosa ci hai preparato, una tavola autunno estiva. Sì, brava, proprio così. Vi ho preparato con le nostre fettuccine una pasta con un sugo facilissimo che possiamo proporre a tutti. Sono dei porri saltati in padella e poi alla fine una bella grattugiata di buccia di limone. E poi fatti saltare velocemente e sono profumatissimi e spero possiate gradire, insomma. Poi abbiamo fatto sempre con la nostra farina una base per una torta salata con le zucchine, perché abbiamo ancora qualche zucchina, e una ricotta del posto. Il nostro pane è fatto con pasta madre. E poi qua potete vedere come dolce i nostri biscotti, la chisela, che è questa fatta con le verdure, il pomodoro, questi pomodori li vedete, questi cuori di bue che poi adesso andremo a fettare e assaggeremo e sentiremo il profumo che emana questo cuore di bue ancora il 24 di ottobre, ecco. Poi vediamo anche la vostra frutta. Sì, qua abbiamo dei melograni, cachi che alcuni non sono ancora prontissimi, però tra un po' ce li potremo gustare, le mele, le pere cotogne, la zucca, devo dire, della Simonetta, la zucca è sua. E le nostre marmellate, prima Gaia vi aveva parlato della frutta, infatti vi abbiamo un pere cioccolato e quando è maggio abbiamo molti sambuchi qua intorno, per cui riusciamo a fare del sciroppo di sambuco, e questa è una specialità preziosa. Questo è un sale alle erbe, è una ricetta che ho ricevuto da una nonna che abita qui in zona. È un dono, brava, è proprio un dono. E ha 97 anni questa nonnina e mi ha insegnato a fare questo sale alle erbe con tantissime erbe. Diciamo che per ogni chilo di sale ci sono 4 etti di erbe. Però, e quindi è molto ricco. Sarà... È molto ricco e molto speciale. E gustoso. Bene. Ma qui vedo che c'è anche un libro. Ah sì, è vero. Questo libro l'ho scritto, è una fiaba che ho scritto per i bambini e i ragazzi. L'ho chiamato chiaramente La collina di Gaia Gregorio, che sono il nome dei miei figli, ed è un libro che ho usato per tanto, sto ancora usandolo nelle scuole, perché per me è importante, come dicevo prima, l'alimentazione. Ed è un libro che ti stimola un po' a mangiare frutta e verdura, perché soprattutto di stagione, perché sappiamo che l'agricoltura biologica non può prescindere dalla stagionalità. No, questo scegliere la frutta e la verdura di stagione vuol dire scegliere di amare la terra, scegliere anche di amarsi, perché noi sappiamo quanto la frutta e la verdura di stagione può, come dire, curare anche il nostro sistema immunitario. Questo è molto importante. Sì, ed è verissimo. E questo te lo dono. Così potrai lo leggerò. Leggere a qualche bimbo o a qualche bimba. Ti ringrazio davvero tantissimo. Solitamente noi concludiamo con una frase di persone famose che hanno dedicato delle parole alla natura, alla sostenibilità. Oggi invece facciamo uno strappo alla regola, perché prima, chiacchierando con te, mi hai detto che il tuo obiettivo è quello di seminare consapevolezza. Sì. E io ho scelto, insomma, di prendere questa come frase conclusiva per i saluti. Cosa significa seminare consapevolezza per te? Allora, no, non solo seminare i frutti, il grano, eccetera, ma seminare consapevolezza vuol dire prendere coscienza di quello che mangi, di quello che introduci nel tuo corpo. È importantissimo, perché noi poi andiamo a formare le nostre cellule. Per cui seminare consapevolezza è creare quello spazio, quel pensiero. Le tue parole davvero sono state bellissime. Grazie di cuore veramente per questa bellissima occasione e opportunità che ci avete offerto. Sì, infatti non aggiungerei altro, perché il tempo è volato. Io ringrazio te, ringrazio la tua famiglia per averci permesso di parlare di agricoltura biologica, di parlare con davvero passione per il nostro pianeta e per la sua salvaguardia, e magari torneremo in un'altra stagione per vedere che cosa offre i campi di Borla. Grazie davvero ancora. Grazie a voi. Arrivederci a tutti. Arrivederci.